Sei sicuro di saper fare dei complimenti efficaci? Ti svelerò 12 segreti per riuscirci sempre. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! I complimenti funzionano? Direi di sì, ma solo se sai come farli. Magari ti stupirà, ma esistono dei metodi anche per questo. A volte, infatti, e te ne sarai accorto sia facendoli che ricevendoli, i complimenti potrebbero ad esempio mettere in imbarazzo. Può essere percepiti come poco sinceri o rivolti solo per secondi fini. Tutte sensazioni che rovinano il complimento. Quindi meglio sapere come agire. Dopo scrivimi nei commenti se usi già alcune di queste tecniche. Innanzitutto, e questa potrebbe essere una premessa scontata, ma sempre meglio partire dalle basi, non esagerare. Non inondare la persona di complimenti. Non essere eccessivo, ossessivo, sia perché la faresti sentire a disagio, sia perché i complimenti perdono tutta la loro efficacia quando sono troppo numerosi. Come in tutte le cose, a volte la quantità sovrasta la qualità e così l'annienta. Fai complimenti solo, e ribadisco solo, se sono sinceri. Non farli tanto per dire qualcosa. Li sviliresti. E non è unicamente una questione di correttezza, ma perché le persone spesso, anche se non sempre, si accorgono quando non sono sinceri ed è veramente irritante. Quindi ti si ritorcerebbe contro e otterresti il risultato opposto di quello desiderato. Ti avevo già accennato il modo di rivolgere complimenti sinceri in questo video, perché a volte possono essere finalizzati ad interrompere silenzi imbarazzanti e riavviare così la conversazione, offrendo anche spunti di dialogo. Dopo guardalo, ma approfondiamo il concetto. Potresti obiettare che ti ho appena raccomandato di farli solo se sinceri, e poi ti dico di trovare il modo. Beh, non è affatto una contraddizione. Dovresti semplicemente allenarti ad osservare le persone in modo diverso. Molto meno superficiale. Ogni persona, anche quella che apparentemente ti può sembrare la più anonima, racchiude in sé qualche motivo per essere elogiata. Probabilmente, anzi, direi sicuramente, sa fare qualcosa che tu non sei in grado di fare o conosce qualcosa che tu ignori. Nessuno è tuttologo. Dagli altri c'è sempre qualcosa da apprendere. Scopri queste differenze, queste caratteristiche ed evidenziale. In ogni persona si nasconde un mondo segreto. Se saprai scoprirlo, te ne sarà grata. Cosa fondamentale, mentre rivolgi un complimento, mantieni il contatto visivo. Questo sottolineerà che sei sincero, che pensi veramente ciò che stai dicendo. Per conoscere tutto sul contatto visivo e sugli sguardi, guarda la playlist dedicata agli occhi. Scoprirai moltissime curiosità. Altro dettaglio indispensabile per lo stesso motivo: sorridi! Per imparare a farlo in modo efficace e corretto, guarda questo video. Ora che abbiamo chiarito le basi, addentriamoci più nello specifico. Focalizzati sempre sull'interiorità piuttosto che sull'esteriorità. Non dico che gli apprezzamenti sull'aspetto non vadano bene, ci mancherebbe! Se fatti in modo adeguato ed elegante, vanno benissimo e fanno molto piacere, ma ne parleremo fra un attimo. Ma se davvero vuoi colpire e non apparire banale o superficiale, concentrati su qualche caratteristica della personalità, su qualche atteggiamento particolare, su qualche abilità inusuale o specifica. Questo denota un'osservazione più profonda. L'esteriorità è alla portata di qualunque sguardo, ma l'interiorità è notata solo da chi veramente si sia concentrato su quella persona. Quindi il complimento suonerà molto più sincero e partecipe. Ti assicuro che piacerà. L'altro si sentirà apprezzato e valorizzato. E questo, se ripetuto nel tempo, con persone diverse,
perché devi ricordarti di non diventare ossessivo, ti consentirà di abituarti ad entrare in contatto più sinceramente con le persone, di aprirti agli altri. Farai un piccolo dono a chi riceve il complimento, ma uno molto più grande a te stesso, perché ti renderà gradualmente una persona migliore. Vedrai che il tuo modo di comunicare ne gioverà. La persona carismatica sa sempre come valorizzare gli altri e farli sentire a proprio agio. Focalizzati più sullo sforzo che sul risultato. Detto così, pare brutto. Può sembrare il classico "l'importante è partecipare". Ma se farai il complimento al momento giusto, durante il percorso, avrà tutto un altro valore. Ti faccio un esempio. Ogni volta che mi sono preparata per una gara internazionale, ho dovuto affrontare un lunghissimo periodo di ferrea disciplina e impegno maniacale. Ogni preparazione è stata dura e sofferta, per quanto scelta e desiderata. E quando qualcuno ha riconosciuto in modo sincero il mio sforzo durante il percorso, io ne sono stata felice. Dunque, valorizzare il mio viaggio prima della meta. Lo stesso puoi fare tu in qualunque ambito. Dai valore all'impegno. Non immagini quanto verrà apprezzato. Ricordati, tra l'altro, che spesso il risultato dipende da molte variabili che non sono sotto il nostro controllo. Ciò che possiamo controllare è solo il massimo impegno che mettiamo in ciò che facciamo. Quindi, perché non valorizzarlo come merita? Pensa che magari in certi casi potresti aumentare l'autostima di quella persona, darle un nuovo impulso. Puoi avere un potere straordinario. Focalizzati sulle piccole cose piuttosto che su quelle grandi. È ovvio che quando qualcuno compie qualcosa di eclatante, tutti se ne accorgano e si complimentino. Anche il più distratto lo noterebbe. Ma la vita è fatta continuamente di piccole cose, piccoli gesti, apparentemente banali e quotidiani, che passano inosservati, che si danno per scontati. Invece si può celare del valore e della bellezza anche in quelle piccole inezie. Osservale e mettile in luce. Dai loro dignità con un complimento. Vedrai illuminarsi l'altro quando riconoscerai queste piccolezze tanto importanti. Se desideri comunque fare un complimento sull'aspetto fisico, fallo pure, ma nei giusti modi, per non apparire banale e scontato. O peggio, inopportuno. Il complimento dovrà avere preferibilmente queste caratteristiche per essere apprezzato: essere elegante, preciso e dettagliato. Entrerò poi nei particolari di come rivolgere un complimento ad una donna in un altro video, perché questa spesso è una nota dolente e sarà meglio dedicare un video a parte. Ma per ora, in generale, ricordati che i complimenti rivolti in modo diretto ed esplicito al fisico di norma non sono una grande mossa. L'altra persona potrebbe irrigidirsi, quindi ti sconsiglio di farlo, soprattutto se non siete in confidenza. Meglio evitare complimenti riguardanti il corpo e focalizzarsi piuttosto sul viso o sull'abbigliamento. Il fatto che debba essere elegante mi sembra ovvio. Altri tipi di apprezzamenti non sono graditi. Ma deve anche essere preciso. Perché se fatto in modo generico non apparirà dedicato veramente a quella persona, ma fatto in automatico e usato come cliché, quindi del tutto inefficace e noioso. Già sentito molte volte. Focalizzati veramente su un dettaglio di quella persona, un piccolo dettaglio che a tuo avviso la rende speciale, e poi motiva il complimento per renderlo dettagliato. È chiaro che, molto banalmente, se una persona ha dei begli occhi, se lo sarà sentito ripetere già molte altre volte e suonerà scontato e generico. Ma se magari farai un'osservazione sul suo sguardo, definendolo in modo preciso e spiegando quali sensazioni ti trasmette, sarà sicuramente più apprezzato. Ti ho fatto l'esempio più ovvio possibile, ma cerca di concentrarti su qualcosa di non troppo scontato. Emotivalo sempre. Vanno benissimo i complimenti su abbigliamento ed accessori, sempre motivandoli. O meglio ancora, se si possono sottolineare caratteristiche di eleganza e raffinatezza. Allenati ad osservare le persone e a trovare il bello in loro. È un esercizio utile e piacevole che ti consentirà di interagire meglio. In un altro video ti spiegherò anche come ricevere i complimenti.
perché talvolta si è impacciati e non si reagisce correttamente. Ci sono errori molto comuni che si possono evitare però facilmente. Iscriviti subito per non perderlo. Focalizzati sul cambiamento. Le persone purtroppo molto spesso sono distratte e troppo focalizzate su se stesse per prestare veramente attenzione agli altri. Non notano quindi i cambiamenti altrui. Ma alle persone fa sempre piacere quando qualcuno nota le loro evoluzioni, per quanto magari non siano proprio eclatanti. Quindi potresti notare e rimarcare, magari, non so, una nuova acconciatura, uno stile d'abbigliamento mai indossato prima, un dimagrimento, l'essere più disinvolto, qualunque cosa. Sono complimenti che fanno capire che davvero osservi quella persona. E dunque sono apprezzati. Ricordati inoltre che talvolta i piccoli cambiamenti esteriori sono una spia di cambiamenti interiori. Dunque non sono da sottovalutare. Se puoi fare dei complimenti per qualche caratteristica, qualche interesse, qualche peculiarità che ti accomuna a quella persona e che quindi motiverai sottolineando che è qualcosa che a te interessa davvero, tanto meglio! Avere dei punti in comune ti consentirà di passare da un complimento ad un vero e proprio argomento di conversazione. E quando le passioni sono in comune, i dialoghi scorrono con facilità e vivacità. Non reprimere mai i complimenti! Fanno piacere e aiutano a creare un clima molto più disteso e confidenziale. Ovviamente se imparerai come rivolgerli correttamente. La persona carismatica cerca sempre di far sentire a proprio agio gli altri e i complimenti possono contribuire allo scopo. Prova subito da oggi stesso. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.